ricevere il Nobel per l'economia. C'è un mistero dell'arte italiana che da secoli è nascosto all'interno di un palazzo di Civitavecchia, inviato Stefano Curone. 1972, al terzo piano di questo anonimo edificio, un carabiniere comincia a ristrutturare il suo appartamento, gratta l'intonaco e trova una sorpresa. Ho trovato una spada disegnata. Questa spada io l'ho seguita, ho trovato la mano, non mi è arrivato ancora un infarto, ma certamente è da infarto. Scopre che i dipinti riproducono perfettamente i quattro grandi affreschi di Raffaello della stanza di Eliodoro in Vaticano. Avverte gli enti locali, ma non succede nulla. Spazientito, il signor Tarcisio ricopre tutto di bianco e smembra la camera in tre vani. Restano solo una finestra di 1 metro per 2 che lascia vedere il frammento in basso a sinistra della messa di Bolsena e alcune vecchie foto. Ora, grazie all'interessamento della Fondazione Caricib, si spera che gli affreschi vengano restituiti al loro splendore. Sono stati realizzati negli stessi anni dell'originale e la specialista di Raffaello, Nicole Dacos, non ha dubbi sull'autore. Sarebbe, secondo me, Ugo da Carpi, che non è il primo venuto, che è un grande incisore, che è l'inventore delle xilografie a più colori. Ma perché proprio a Civitavecchia? Giulio II, che commissionò le stanze a Raffaello, soggiornava spesso in città per seguire i lavori del Forte Michelangelo, a soli 100 metri da qui. Forse il pontefice chiese al maestro una specie di prova generale per i suoi appartamenti in Vaticano. E ancora, perché cambiano i colori e perfino la disposizione degli affreschi? Il mistero continua.